Svegliati Avvocatura. E buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Di nuovo mercoledì 27 aprile del 2016, sono le 14.30 e 29 secondi in questo momento. Sempre in rigorosa diretta, siamo su YouSlow Web Radio con una puntata pomeridiana di Sveglia di Avvocatura. Andrea Pontecorvo da Roma, in connessione sempre via Skype con dei grandiosi conduttori, amici del comitato di redazione, a cui passo immediatamente la parola. Il primo è Pino Gallo da Lecce. Pino, ci ascolti? Sì, Andrea, buongiorno a tutti, qui da Lecce in un bel pomeriggio di sole. Ottimo, perfetto. Invece qui a Roma, nonostante una giornata uggiosa e fredda, comunque riscalderemo con queste frequenze. Accanto a me c'è la nostra Clara Mazzarella, a cui passo immediatamente le cuffie per un saluto veloce. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, eccomi qui accanto al famosissimo Andrea Pontecorvo. Ecco, iniziamo non bene, ma continuiamo certamente meglio, perché c'è anche Salvatore Lucignano da Napoli, come sempre. Salvo, a te la parola. Se non ci fossi io ad alzare il livello di questa conduzione sarebbe un disastro. Ecco. Buongiorno a tutti, buongiorno. Sì, scusa, possiamo immediatamente entrare. Che state combinando con questa cuffia? Guarda, siamo... Sì, perché abbiamo questa nuova cuffia che ci è stata data da un carissimo amico, Manolo Cornacchia, prestata, Però siamo, ce n'abbiamo una sola oggi. Ascoltatori, siamo di tutti a stracci, perdonateci. Oggi ce n'abbiamo una sola, però in compenso, con il mitico iPhone di Clara, riusciamo ad andare anche in diretta Facebook, Quindi piano piano stiamo riuscendo in varie cose. Salvatore, spiega come mai questa mattina siamo andati in pre-puntata alle 7.45 con Svegliati Avvocatura Ordinaria e andiamo adesso invece con la puntata piena. Sì, perché la piattaforma Spreaker a cui ci appoggiamo per trasmettere le nostre dirette ha ben pensato di fare un aggiornamento del software proprio a partire dalle 8 di mattina e quindi non avremmo potuto trasmettere in integrale. Abbiamo quindi scelto oggi di sdoppiarci e siamo così in quattro, terminate le udienze, e possiamo farvi compagnia in questo orario un po' insolito per noi. Insolito, ma speriamo che comunque possa essere d'ausilio anche nell'ascolto, perché i temi trattati oggi sono di particolare rilievo, di particolare importanza. Già li avevamo trattati su questa radio ad aprile e più lo faremo adesso con una scheda che è stata predisposta dal nostro comitato di redazione e che andiamo immediatamente ad ascoltare. I fatti delittuosi commessi nei palazzi di giustizia, ad iniziare da quelli di Milano, di cui pochi giorni fa è caduto l'anniversario celebrato anche dalla nostra radio, dimostrano le evidenti falle del sistema di sicurezza che dovrebbe garantire tutti gli operatori del diritto. La sicurezza sul luogo di lavoro, le responsabilità datoriali e dei soggetti preposti, le condotte da tenere e le posizioni di garanzia e di controllo. Limiti e confini sempre in divenire, che impongono attenzione e scrupolo sia per chi opera sia per chi svolge consulenza in materia. Il tutto da rapportare anche alle diverse tipologie di lavoro e alla maggiore o minore pericolosità dello stesso in relazione alla sensibilità del luogo. Sicurezza nei tribunali, luoghi di lavoro di avvocati, magistrati e cancellieri che, data la loro caratteristica, devono necessariamente garantire standard di sicurezza elevatissimi, obbligo che ricade a norma dell'articolo 117 della Costituzione sul Ministero di Giustizia. Di tutto questo parleremo con i nostri ospiti. Buon ascolto. Svegliati Avvocatura. Addentriamoci ora nel vivo della nostra puntata con una bella intervista al dottor Giuseppe Corasaniti, sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, esperto in diritto dell'informatica e molto attento anche alla sicurezza negli edifici giudiziari. Siamo in linea con il dottor Giuseppe Corasaniti, sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione. Dottor Corasaniti, abbiamo parlato in un precedente focus di YouSlow Web Radio, Svegliati Avvocatura, della sicurezza nei tribunali. Ci può dire il suo pensiero al riguardo? Ma guarda,
esattamente qualche giorno fa, il 9 aprile, ricorreva appunto un anno dalla spaventosa strage che c'è stata nel Tribunale di Milano, nel corso di un'udienza addirittura. Quindi si rende evidente a tutti che il tema della sicurezza fisica dei tribunali, e cioè della sicurezza non solo dei magistrati, ma anche degli avvocati, dei testimoni, di tutti coloro che devono frequentare un'aula giudiziaria e che sono tenuti ad esserci personalmente, è ancora d'attualità. Qualche giorno fa a Roma c'è stato un episodio abbastanza allarmante: un signore nel corso di un'udienza di divorzio ha portato tranquillamente una lattina di benzina e ha tentato di darsi fuoco. Quindi evidentemente è un tema che non è soltanto sollecitato dalle cronache, ma che ancora non è stato pienamente affrontato dai soggetti istituzionali che dovrebbero provvedere sicuramente con maggiore efficienza. A proposito di cronache, servizi sensazionalistici con cadenza sostanzialmente semestrale portano proprio alla ribalta la sicurezza negli uffici giudiziari. A fronte di ciò vengono prese delle misure che soprattutto noi operatori del diritto riteniamo del tutto inefficaci. Ma certamente, perché spesso riteniamo che basti un ordine affisso ad una porta per risolvere il problema della sicurezza. Cioè pensiamo che basti una norma per risolvere un problema che non è affatto normativo, ma un problema organizzativo. Occorrono delle misure preventive che possono essere in qualche caso anche dei metal detector o delle sistemazioni ad accesso riservato, ma voglio dire, attenzione, queste sono misure che in ogni tribunale all'estero sono correttamente prese. Io ho avuto la fortuna di fare udienza in presenza di un carabiniere in servizio in divisa, di fare udienza civile anche in queste condizioni. Oggi le forze dell'ordine sono sparite dai palazzi di giustizia, sostituite in qualche caso, come nel caso di Milano, da guardie giurate, soggetti che sicuramente non hanno né la professionalità né l'addestramento degli operatori di polizia. Ricordo a tutti che in ogni palazzo di giustizia americano c'è un corpo specializzato proprio per la sicurezza dei palazzi di giustizia. Non capisco perché tutto questo non possa essere raggiunto anche nel nostro paese. Il dottor Corasaniti è anche referente informatico per la procura presso la Cassazione. Sicurezza negli uffici giudiziari significa anche sicurezza informatica? Certamente, anche se lì probabilmente non siamo proprio all'anno zero. Abbiamo una rete dedicata del Ministero della Giustizia, ma nonostante ciò ancora si deve fare molto per la cultura della sicurezza informatica che riguarda i magistrati, ma riguarda anche gli avvocati. In particolare il rischio è soprattutto quello di acquisire dei malware, cioè dei virus sostanzialmente, e metterli nel circuito istituzionale. Su questo si può fare ancora meglio, però a patto che si incentivi e di molto la cultura informatica nella giurisdizione e nell'avvocatura, ma qui veramente siamo ancora all'anno zero. Torneremo su tutti questi temi con il dottor Corasaniti, che per intanto ringraziamo per la sua testimonianza. Io Slow Web Radio, Sveglia di Avvocatura. Benissimo, un caro saluto a tutti, a presto. Sveglia di Avvocatura. Ringraziamo il dottor Giuseppe Corasaniti che ci ha portato in uno spaccato interessante della sicurezza negli uffici giudiziari, e con lo stesso dottor Corasaniti torneremo su molti altri argomenti, non ultimo quello del regolamento formazione, che è in questo momento allo studio del CNF per il prescritto parere, poi ritornerà ovviamente al Ministero e poi vedremo che sorte avrà. Ci sono particolari problemi, ma ripeto, torneremo in un focus specifico. Oggi, come sapete, siamo anche in diretta video tramite Facebook, saluto i numerosi amici che ci stanno guardando tramite quella piattaforma. Abbiamo in presenza anche la nostra Clara Mazzarella, ma io la mando con la solita pillola che non può mancare tra un'intervista e un'altra. Clara Mazzarella con Avvocati nella letteratura.
Di questi tempi, molte voci invocano un diritto della famiglia che persegua la fluidità dei rapporti più che la stabilità, la flessibilità delle regole più che la loro certezza, ma forse chi desidera ciò non considera che il divieto di costituire una coppia ufficiale nella società o la persuasione che una relazione a tempo determinato sia il massimo bene per l'individuo e quindi per tutti, sono elementi fondanti di tutte le società distopiche elaborate dalla letteratura fantascientifica del secolo scorso. Perché? Principalmente perché il cittadino solo è più controllabile dall'autorità centrale e perché, tolta la famiglia come punto di riferimento stabile, cioè la primaria comunità conosciuta dalla persona, questa non può che affidarsi alla generale collettività e quindi al governo o dittatura di riferimento, che ha così una sostanziale autorità illimitata. Non voglio entrare nel merito delle questioni di diritto di famiglia oggi più attuali e dibattute, che sono complesse e delicate, non facilmente risolvibili con un approccio superficiale, ma vorrei proporre qualche lettura che possa offrire riflessioni sull'argomento, e d'altra parte a questo serve rileggere i classici. Il primo libro che vi propongo questa settimana è Fahrenheit 451, che lo scrittore americano Ray Bradbury ha scritto nel 1953, quando il mondo ancora portava le ferite dell'immediato dopoguerra. Ma forse molti conoscono la trama grazie a quella splendida pellicola omonima di François Truffaut del 1966. È la vicenda di un uomo, di mestiere fa il pompiere, ma in quegli anni i pompieri non spengono gli incendi, bensì li appiccano, in particolare alle librerie e alle persone che decidono di non abbandonare le proprie biblioteche alle fiamme. Perché è vietato leggere, la lettura è ritenuta grandemente dannosa per la società. Ma leggere non è la sola cosa vietata. Anche coltivare relazioni genuine è in qualche modo vietato, non esplicitamente, ma subdolamente. E allora vediamo che il protagonista riesce a malapena a scambiare qualche parola con la propria moglie, la cui attenzione è letteralmente catturata dai personaggi di una serie televisiva che lei ritiene essere importanti come fossero delle vere persone di famiglia. E quando il marito inizierà un percorso di più profonda consapevolezza, di avvicinamento alla lettura, e diventerà necessariamente un fuorilegge, la incomunicabilità nella coppia sarà totale. La moglie fa la valigia e lo abbandona con poche frasi, come se niente fosse. È chiaramente un estremo, ma siamo proprio sicuri che questo non abbia nulla a che fare con noi? Svegliati, Avvocatura. E dunque Clara, che come sempre ogni giorno fa da intermezzo alle due interviste che compongono il nostro Focus. Ricordiamo che oggi parliamo di sicurezza sul lavoro, abbiamo già ascoltato una scheda predisposta dal nostro Stefano Dardini e letta da Pino Gallo, che è con noi oggi in regia, abbiamo ascoltato il dottor Corasaniti, ed ora completiamo il Focus con un'intervista realizzata sempre dal nostro Stefano Dardini alla collega Cristina Cattaliotti, consigliere del COA di Reggio Emilia, che ci racconta una storia molto interessante, ascoltiamola. Siamo con Cristina Cattaliotti, avvocato e consigliere dell'Ordine del Foro di Reggio Emilia, e con lei vorremmo ricordare il fatto di sangue avvenuto nel lontano 2007, proprio all'interno del Tribunale, in cui, in occasione di un'udienza di separazione, un padre con una pistola uccise due persone, ferito un avvocato per poi essere a sua volta ucciso dalle forze dell'ordine, il tutto in un tribunale allora non presidiato da alcun controllo. Di questo parliamo proprio con l'avvocato Cattaliotti, in quanto la stessa ha agito nei confronti del Ministero in favore dei parenti delle vittime. Cara Cristina, cosa ci puoi dire in merito a 9 anni dai fatti accaduti? Allora, ciao Stefano, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato in questa trasmissione che seguo sempre con grande interesse. Allora, i fatti li hai descritti benissimo anche tu, quindi io non mi soffermo, parlo piuttosto dell'aspetto, diciamo, giuridico dell'iter processuale. Noi come studio legale abbiamo tutelato i parenti dell'uomo ucciso, dell'uomo che con gesto, io direi quasi eroico, ha cercato di disarmare l'assassino, evitando anche che si consumasse una strage. Come l'abbiamo tutelato? Abbiamo radicato una causa civile di risarcimento danni dinanzi al Tribunale di Bologna nei confronti del Ministero della Giustizia. Il Ministero è stato da noi convenuto ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile e dell'articolo 40 del Codice Penale per la mancata adozione dei provvedimenti necessari a garantire la sicurezza delle strutture del Palazzo di Giustizia.
e questo, diciamo, questa causa, questo procedimento si è concluso con una sentenza del 2013 che ha riconosciuto la responsabilità del Ministero sulla base di quella che è la prerogativa dello Stato in materia di pubblica sicurezza e che noi tutti conosciamo in quanto sancita dall'articolo 117 secondo comma della Costituzione, nonché del decreto ministeriale del 28 ottobre del 93 che individua nel procuratore generale della Corte d'Appello l'unico organo che è abilitato a provvedere in tema di sicurezza interna degli uffici giudiziari. Per dovere di precisione si può anche dire che esistono poi una serie di circolari che sono volte a disciplinare e a precisare quello che è il dovere dell'amministrazione statale di assicurare la tutela e la salvaguardia di tutti quei soggetti che sono presenti nei luoghi dove vengono esercitate e svolte le funzioni giurisdizionali. Quindi diciamo che il Tribunale di Bologna ha individuato da un lato un comportamento omissivo del Procuratore Generale della Corte d'Appello per non aver predisposto le misure necessarie ad impedire l'ingresso di un'arma all'interno del Palazzo di Giustizia. Sì. E d'altro canto, e questo è l'aspetto più importante direi, ha individuato il nesso causale tra questa omissione e l'evento delittuoso che successivamente si è verificato in virtù di quella che è la prevedibilità dell'evento. Sì. E questo è ciò che dicevi tu un pochettino all'inizio, nel senso che l'aspetto della prevedibilità e dell'evitabilità del danno è quello che ha fondato sia la sentenza di primo grado che la sentenza di secondo grado, perché ciò che si è detto negli atti è che la circostanza che il Tribunale della Regione Emilia fosse stato considerato a rischio, e questo era perché vi era stato un piano di intervento nel 2002 che era stato predisposto ma era rimasto lettera morta in quanto non attuato per esigenze di mero contenimento della spesa, rendiamoci conto. È tutto per denaro in pratica. Solo per denaro, esatto, era già stato ritenuto un luogo a rischio, anche se a basso rischio, però pur sempre il rischio, come dice il giudice, vi era, basso o alto che fosse, poco rileva, perché il rischio vi era. Poi considerando la natura del luogo, perché i tribunali, si è detto anche in sentenza, sia in primo grado che in secondo grado, sono luoghi sensibili, non sono luoghi come altri, sì, perché diciamo che all'interno dei tribunali l'animosità, la litigiosità, i motivi di attrito, di scontro possono raggiungere livelli massimi, lo abbiamo visto sia a Reggio Emilia, l'abbiamo visto a Milano recentemente, sì, quindi all'interno dei tribunali talvolta si consumano anche delle tragedie, quindi sono luoghi diversi da qualsiasi altro luogo pubblico. Inoltre i fatti di Varese, come ho detto, a Varese nel 2002 vi era stato un analogo fatto di sangue durante una separazione, quindi tutti questi elementi messi insieme, secondo il giudice di primo grado, avrebbero dovuto portare a ritenere l'evento di prevedibile verificazione. Quindi avrebbero dovuto. È stata quindi riconosciuta la responsabilità per la mancanza dei dovuti controlli e quindi per il risarcimento dei danni? Allora, i danni diciamo che sono stati riconosciuti dal giudice di primo grado nella misura di circa 1,5 milioni di euro per quattro parenti, però e sono stati leggermente, questo ci tengo a dire, leggermente ridimensionati dalla sentenza di secondo grado, perché la sentenza di secondo grado ha confermato il merito della sentenza di primo ma ha riportato i danni entro i limiti tabellari delle tabelle di Milano che erano stati sforati dal giudice di primo grado in ragione della crudeltà dell'evento. Infatti questa piccola modifica, noi abbiamo in mano due sentenze esecutive e abbiamo fatto decorrere i 120 giorni previsti per poter agire nei confronti della pubblica amministrazione, abbiamo notificato il precetto al Ministero della Giustizia, l'abbiamo inviato anche all'Avvocatura dello Stato, ma questo è brutto dirlo, ma così è stato, non solo non abbiamo ricevuto il pagamento, ma soprattutto non abbiamo ricevuto alcun riscontro. E quindi ulteriori impugnative da parte del Ministero e quant'altro? Non... Assolutamente no, pende adesso il giudizio in Cassazione perché a novembre 2015 è stato notificato il ricorso in Cassazione, ancora non è stato definito, però il precetto non è stato opposto, in sede di udienza ci era stato garantito un pagamento davanti al giudice, ma poi in realtà questo pagamento non c'è stato, quindi noi ci troviamo nelle condizioni che il 29 di aprile scade il precetto e dovremmo teoricamente fare un pignoramento al Ministero della Giustizia, che secondo tutto me è questo dopo, grande. Tutto questo dopo 9 anni. Esatto, quindi io tramite la vostra trasmissione vorrei anche esprimere un auspicio, cioè che il Ministero voglia adempiere a degli obblighi che derivano da ben due provvedimenti giurisdizionali e questo sia, come dici tu, per rendere giustizia a chi la attende da 9 anni, ma soprattutto per un altro motivo, anche per dar prova che in Italia le istituzioni, prima ancora dei singoli cittadini, quando sbagliano devono pagare. E questo credo che sia un messaggio che non può rimanere inascoltato. Ti ringrazio Cristina, tutto il comitato di redazione di Ius Law Web Radio ti ringrazia e sei stata molto gentile a fornirci questo spaccato su una causa che non ha ancora trovato soluzione.
No, grazie a voi e complimenti per dar prova anche di grossa democrazia, dando la parola a tutti. Arrivederci. Svegliati, Avvocatura. E dunque abbiamo ascoltato la nostra collega Cristina Catagliotti, siamo pronti a dare qualche breve notizia. Oggi tentiamo un esperimento, diciamo, mai tentato prima, ovvero quello di fare dei brevi flash come rassegna stampa, traendo le notizie da ciò che ci propone il web in questo istante. Leggiamo dunque titoli che riguardano ancora lo scontro tra Davigo e la politica, con l'Associazione Nazionale Magistrati che sembra strigliare il suo stesso presidente, e in giunta processa le ultime dichiarazioni di Piercamillo Davigo dicendo basta con gli eccessi. Possiamo poi rivolgere l'attenzione a un'altra notizia sotto i riflettori. Rai News ci dice che il ministro Orlando avrebbe dichiarato: entro l'estate avremo la legge sulla prescrizione. Come forse sapete, si sta parlando anche di questo, si sta parlando di prescrizione in Italia, si sta parlando di intercettazioni e la giustizia sembra assolutamente nell'occhio del ciclone. Rivolgendo poi la nostra attenzione appunto a Twitter, non vediamo particolari titoli di giornali che balzano come hashtag se proviamo a chiedere di parlarci di avvocati, però ci sono alcune cose interessanti. Ad esempio c'è una news che riguarda il nuovo ademecum per i depositi telematici nelle esecuzioni e c'è la tweet a un account che è LegalGeek. Ci sono altre cose interessanti come alcune notizie che riguardano il co-working per gli avvocati che si diffonde e fa presa nella nostra professione, e leggiamo anche, scorrendo la pagina Twitter, inserendo appunto l'hashtag avvocati, alcuni tweet fatti dal nuovo account dell'organismo unitario dell'avvocatura italiana che ricorda quanto sia importante il principio di non colpevolezza. Ne provo a leggere uno, l'ultimissimo, insomma, prima di restituire la parola ad Andrea. E questo diciamo meme riguarda i due potenziali soggetti che violano i diritti dei cittadini: i criminali e il sistema. Per questo, twitta Owa, serve la difesa con gli avvocati. A te, Andrea. Grazie Salvo per questa rassegna stampa predisposta in 4 e 48 quest'oggi, e direi che possiamo proseguire con la nostra diretta, e in questo momento abbiamo la pillola che è predisposta in collaborazione con il gruppo Facebook PCT, Processo Civile Telematico. È stata scritta e letta dalla collega di Foggia, la bravissima Rosaria Scaringi, e tratta proprio delle notificazioni via PEC, cioè come dobbiamo dare la prova in giudizio di fronte per il momento al Tribunale e alla Corte d'Appello in via telematica, e di fronte agli altri uffici giudiziari quando invece il processo civile telematico, la piattaforma del telematico, non ci assiste. Andiamo ad ascoltarla perché davvero è un documento importante. Un saluto ad Andrea Pontecorvo, a tutto lo staff e a tutti gli ascoltatori di Ius Law Web Radio. Sono l'avvocato Rosaria Scaringi del Foro di Foggia, a nome del gruppo Facebook PCT, Processo Civile Telematico. Oggi voglio parlarvi della prova della notifica effettuata in proprio tramite PEC. Come si fa a dimostrare in sede giudiziale e la notifica di un atto effettuato a mezzo PEC si sia correttamente perfezionata? Nel caso di notifica telematica, la prova della notifica è costituita dalla ricevuta di avvenuta accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, ossia da documenti informatici veri e propri. Tali documenti devono sempre essere depositati in formato digitale. Al fine di fornire la prova della regolare notificazione a mezzo PEC, deve quindi procedersi al deposito telematico della ricevuta di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna, che contiene anche copia degli atti materialmente trasmessi al destinatario. Occorrerà quindi salvare entrambe le ricevute di accettazione e consegna nel formato proposto da client di posta utilizzato o dalla web mail in formato EML o MSG.
L'articolo 46 del decreto legge 90 del 2014, convertito dalla legge 114 del 2014, che ha aggiunto i commi 1 bis e 1 ter all'articolo 9 della legge 53 del 1994, ha stabilito in tutti i casi in cui l'avvocato deve fornire la prova della notifica effettuata in proprio tramite PEC e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, in caso ad esempio di giudizi davanti al giudice di pace in Corte di Cassazione, dove non sono ancora ammessi depositi telematici, dovrà stampare su carta l'intero messaggio PEC relativo alla notifica, con i suoi allegati e con le ricevute di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna, ed attestare la conformità di tali riproduzioni cartacee ai documenti informatici originali. Bene, da Foggia per oggi è tutto, vi restituisco la linea. Buon lavoro a tutti. Svegliati, avvocatura. Un bel pomeriggio questo dunque, allietato da questo esperimento in diretta Facebook con gli occhioni blu della nostra Clara, e i complimenti a Salvatore per la bella rassegna stampa, oltre che per la solita pettinatura ed effetto. E continuiamo la nostra programmazione con la pillola del nostro Elia Babuiani, amministrativo in 120 secondi. Oggi, in 120 secondi, vedremo la normativa inerente alla SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, entrata in vigore con la legge 122 del 2010 e già oggetto di molteplici modifiche. L'articolo 19 della legge 241 del 1990 prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. La SCIA ha perciò sostituito la DIA, dalla quale ha recepito il principio per cui la segnalazione unilaterale costituisce titolo edilizio legittimante l'inizio e lo svolgimento di ogni tipo di attività economica qualora non siano necessarie le attività discrezionali della pubblica amministrazione. Nel termine di 60 giorni la pubblica amministrazione deve effettuare i controlli di accertamento dei requisiti e, in caso contrario, può disporre provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività. Tale termine è ridotto a 30 giorni per la SCIA in materia edilizia. Oltre tali termini, la pubblica amministrazione può adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione solo nei casi previsti dall'articolo 21 nonies, cioè agendo in autotutela e nel termine di 18 mesi introdotto dalla legge 127 del 2015, come espressamente previsto ora dal comma 4 dello stesso articolo 19 della legge sul procedimento amministrativo. Recentemente, il Consiglio di Stato, con parere numero 839 del 30 marzo 2016 sul cosiddetto decreto SCIA, ha operato una ricostruzione dell'istituto, precisando che l'esecutivo non ha previsto, come richiesto invece dalla delega, i casi di precisa individuazione della SCIA rispetto al silenzio assenso. Inoltre, il Consiglio di Stato ritiene che, essendo la SCIA un provvedimento di secondo grado, non si potrebbe applicare l'autotutela in senso tecnico e quindi il termine di 18 mesi andrebbe inteso quale termine del potere ex post dell'amministrazione di vietare il proseguimento dell'attività solo se accompagnato da un'idonea motivazione. Infine, il Consiglio di Stato si sofferma su alcuni aspetti di tecnica legislativa, suggerendo al Governo di precisare quale sia il dies a quo per la decorrenza dei 18 mesi di cui è l'articolo 21 nonies e quale sia l'ambito applicativo della deroga a tale termine già prevista dall'articolo 21 nonies, comma 2 bis. Infine, con grande attenzione per la semplificazione, il Consiglio di Stato richiama l'attenzione e la necessità di prevedere moduli standardizzati e unificati. Svegliati, avvocatura. E ora presso la mia voce per leggere la pillola settimanale di Federico Bergamo, tratta dal gruppo Facebook Ingiustizia. Parliamo di deontologia oggi. Di recente, l'avvocato Aurelio Dirella Tomasi di Lampedusa, noto e stimatissimo penalista genovese, nobile discendente del famoso autore del Gattopardo, ha messo il suo mi piace su Ingiustizia. Ciò ci ha molto onorato ed inorgoglito, scrive Federico, anche perché egli è l'autorevole ed indiscusso maestro del way of life della classe forense, tanto è vero che a maggio prossimo sarà relatore di un importante convegno dell'AIGA a Torino, l'etica dell'avvocato, dal galateo alla codificazione deontologica. Ovviamente, con un tema così, gli organizzatori non potevano non invitare il maestro, la brillante star dello stile di vita della classe forense. Ecco quali sono le regole tratte dal libro dell'avvocato Aurelio Dirella Tomasi di Lampedusa.
Le regole dell'avvocatura genovese, in larga parte comuni al resto d'Italia, spaziano dalla corrispondenza all'uso del telefono, dagli incontri tra avvocati al comportamento in udienza. È cortese manoscrivere una comunicazione fax e posta normale che non sia relativa a rapporti professionali ma tratti questioni personali. I dattilo scritti vanno intestati illustrissimo o pregiatissimo, scrivere colendissimo è troppo affettato, oppure gentile se è destinatario un'avvocata. Il nome e il cognome del mittente in calce, dove viene apposta la firma, non vanno preceduti da av, punto, e non è elegante cancellare av dopo averlo fatto scrivere. La prima volta che si ha occasione di scrivere ad un avvocato non conosciuto è cortese far precedere i saluti dalla frase lieto dell'incontro professionale. Se con il collega si hanno buoni rapporti è opportuno scrivere di pugno una parola di saluto e, prima del testo, sempre di pugno, caro tizio. A Genova l'invio di raccomandata ad un collega è stato sempre ritenuto offensivo perché presuppone sfiducia nel destinatario, ove sia assolutamente necessaria, ma quando? La raccomandata è sempre consigliabile scusarsi in qualche credibile modo. Sull'uso del telefono il mio maestro, sin dai primi giorni, mi invitò a non chiamare gli avvocati tramite la segretaria. Avendo avuto l'esempio e l'insegnamento di tre eminenti maestri, Luca di Enrico Ciurlo e Alfredo Biondi, continua a scrivere Federico, ho sempre chiamato personalmente i colleghi. Altre regole sono connesse all'uso del telefono. Bisogna sempre riscontrare una telefonata richiamando appena possibile. Quando sono necessari incontri per trattare pratiche, l'avvocato più giovane si reca dal più anziano. Se non vi è stacco generazionale, l'avvocato del debitore va da quello del creditore. Anche se la pretesa di parità ha creato guasti irreparabili, tenere conto del sesso prima che dell'età è atto da gentiluomo. È segno distintivo di appartenenza a vecchia scuola non lasciare il collega al di là della propria scrivania ed è opportuno sedersi dalla sua parte per conferire in modo meno formale. Se è più autorevole o più anziano, è atto di doverosa deferenza. Bisogna ricordare che l'udienza è pubblica e che non è né dignitoso né opportuno né qualificante trasformare l'aula in un mercato accalcandosi intorno alla cattedra del giudice. Sarebbe superfluo dire che il posto a sedere deve essere lasciato alle donne e agli anziani e soprattutto che non si possono occupare tre posti con la cartella e il soprabito. L'uso della toga nelle udienze pubbliche in tribunale è imposto dalla legge che qualifica illecito disciplinare il non indossarla. Ovviamente, ho fatto riferimento solo alle regole del Galateo, essendo evidente che devono essere sempre rispettate le leggi e le norme deontologiche. Svegliati, avvocatura. E grazie a Clara Mazzarella che ha sintetizzato in diretta e letto in diretta la pillola di ingiustizia, il noto gruppo Facebook gestito dal nostro carissimo amico Federico Bergamo. Adesso però abbiamo delle altre news veloci veloci e fresche fresche e passo subito la parola a Pino Gallo per leggere la prima. Eh sì, grazie Andrea. La nostra redazione è ovviamente al lavoro in diretta come noi e ci fornisce queste news. Ad esempio, riportata notizia sulla edizione quotidiana di Italia Oggi. Il CNF scrive a Equitalia. Il Consiglio Nazionale Forense, con una lettera firmata dal presidente Andrea Mascherin, inviata ai vertici dell'ente di riscossione, ha chiesto chiarimenti in merito ai criteri di quantificazione dei compensi professionali contenuti nella proposta segnalata al CNF dagli ordini campani di rinnovo dei contratti di consulenza agli avvocati. In relazione a questi incarichi di patrocinio legale per il contenzioso, ovvero per attività di rappresentanza generale in giudizio, nonché per il recupero dei crediti a favore dell'ente. Nella lettera, in particolare, il Consiglio richiama le quantificazioni dei compensi e chiede ad Equitalia di specificare sulla base di quali criteri o valutazioni si sia giunti alla determinazione di compensi in relazione a ciascuna tipologia di prestazione. Ciò al fine, conclude la nota, dell'eventuale adozione di ogni altra successiva determinazione da parte del CNF. A te Andrea. Grazie Pino, grazie per questo. Oggi stiamo facendo un po' di prove, ma anche la diretta ci aiuta nel crescere. Io volevo leggere un'ansa che riguarda proprio Facebook e il colosso dovrà comunicare al proprio utente tutti i dati che lo riguardano, informazioni personali, fotografie, post, anche quelli inseriti e condivisi da un falso account
il cosiddetto fake. Ne abbiamo parlato in una recentissima puntata, proprio quella di ieri. Non solo, la società di Menlo Park dovrà bloccare i fake ai fini di un eventuale intervento da parte della magistratura. Lo ha stabilito il garante della privacy nella sua prima pronuncia nei confronti del colosso web, in cui afferma la propria competenza ad intervenire a tutela degli utenti italiani. Il garante raccomanda anche la massima trasparenza sui dati. Vedremo nelle prossime edizioni che cosa succederà di tutto questo. Salvo, a te la parola per il proseguo della nostra puntata. Non c'è puntata di Svegliati Avvocatura che tenga se non si conclude con le belle parole del nostro Giuseppe 130, alias Giuseppe Caravita, che ogni giorno dal lunedì al venerdì ci parla del nostro bel mestiere con le sue pillole di avvocà. Per ora grazie. Avvocato, che dire? Lei è bravo, bravo, bravo. Ci ha risolto un problema che noi pensavamo non si potesse risolvere. Avvocato, lei è impagabile. Avvocato, che fa? Mi chiede i soldi? Ma se le ho appena detto che è impagabile. Svegliati, avvocatura. Ed è davvero impagabile il nostro Giuseppe Caravita, che oggi è impegnato presso il tribunale presso il teatro stabile di Potenza alle ore 17, proprio per presentare il suo libro in tour. Avvocato, per ora grazie. Io ringrazio tutti quanti voi. Oggi è stata una puntata ordinaria, ma anche di notevoli esperimenti. Siamo andati in diretta a Facebook, grazie al super iPhone di Clara, e stavamo preparando anche la piattaforma, così come è stata aggiornata dalla nostra radio. Quindi da domani rientreremo in trasmissione con la programmazione un po' più tranquilla. Da parte di Andrea Pontecorvo e di Clara, a cui adesso passo immediatamente il microfono, non resta che salutare e darvi l'appuntamento domani alle 7.45, sempre per Svegliati Avvocatura, dal lunedì al venerdi proprio alle 7.45. Clara? Allora, in attesa di domani alle 7.45 saluto tutti gli ascoltatori e buon proseguimento di giornata. Pino, a te la parola. Un saluto velocissimo, e uno in particolare a tutti gli amici della nostra redazione che sono lì dietro a questo immane lavoro. Grazie e buon proseguimento. Ciao a tutti. Concludo con un richiamo a quello che sarà il tema che tratteremo domani. Domani parleremo di nuove famiglie tra politica e diritto. Avremo una bella intervista realizzata al vicepresidente del Senato, senatrice Valeria Fedeli, e ne parleremo anche con la dottoressa Merita Cavallo. Quindi ascoltateci, perché sarà davvero interessante. Anch'io mi unisco ai saluti dei colleghi. Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi, e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 7.45. Tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.